Ci siamo. Avvocato, ma accendiamo la luce perché ci siamo noi qui su Sesta Rete, Sesta Ora. È luce sia. Avvocato, come va? Benissimo, lei? Io splendidamente, anche se il tempo, devo dire, oggi non è granché. Però ci siamo noi a fare luce, a rendere solare la giornata. Che si dice allora? Che novità mi porta della settimana? Lo vedo pensieroso, mi sta preoccupando. La settimana c'è stata Subbuglio a Catania, lo sappiamo tutti, però ora entriamo nella par condicio, quindi non parliamo più di politica se non in spazi protetti. Bisogna fare anche questo. E oltre a questo, che cosa possiamo ricordare? Secondo me dobbiamo doverosamente, ma io lo faccio anche con piacere, ricordare che sabato prossimo, sarebbe dopodomani, è l'anniversario, il 25esimo anniversario della morte di Enzo Tortora. Io personalmente ero amico di Enzo Tortora, lo andavo a trovare a casa a Milano quando era agli arresti domiciliari, in quella abitazione ormai mitica di Via dei Piatti 8, e ricordo con orgoglio questa amicizia, che peraltro, ma è la verità, mi ha cambiato la vita professionale. Io non credevo mai di fare il penalista, ero un civilista convinto, diventare penalista dopo l'incontro con Enzo Tortora. Addirittura, questa è una cosa che io non sapevo. Parola mia d'onore. Ci credo. E niente, dopodomani è il 25esimo anniversario, che è scomparso il 18 maggio del 1988, ed è giusto ricordarlo, anche per i giovani che non hanno conosciuto, che non conoscono questa storia, il caso Tortora, come il caso Gallo ad esempio. Però forse il caso Tortora è più conosciuto rispetto al caso Gallo, vero? Certamente, siccome le figlie si sono ogni tanto, non vi permettete di parlare di mio padre così eccetera, non la devono avere a male, è una storia che purtroppo appartiene agli italiani, perché è una brutta pagina della storia giudiziaria italiana e i giovani la devono sapere, quindi celebrare come si celebrano altre ricorrenze serve per far parlare non solo dell'illustre personaggio, non solo della vittima, ma di quello che accadde a Tortora, e quindi con la speranza sempre viva che non si ripetano più, ma purtroppo non è così, le vicende come quelle di Enzo Tortora. E io ho fatto l'invito a tutta l'Italia perché alle ore 12 del 18 maggio si vada ognuno nella propria città davanti al proprio palazzo di giustizia per stare o qualche minuto, al massimo un'ora lì davanti, per ricordare Enzo Tortora. A Catania ovviamente lo faremo in piazza Giovanni Verga, dove c'è un orario? C'è il palazzo, alle ore 12. Alle ore 12. Dalle 12 all'una saremo lì, faremo un presidio silenzioso per ricordare questa persona. Bella, una bella iniziativa, avvocato. Bellissima. E spero che sia ripetuta in tutte le altre piazze. Diversi anni che lo facciamo. Noi il 20° lo fecimo a Napoli, intervenne Pisapia come avvocato, non era ancora sindaco di Milano, intervenne l'avvocato della Valle che lo difese a Napoli, c'era il presidente della regione. C'era la Francesca Scoppelliti, che era la compagna di Enzo Tortora, c'ero anch'io, e, insomma, lo facciamo ogni anno. Benissimo, benissimo, una bella ricorrenza da ricordare, anche per ricordare che purtroppo in Italia esiste la mala giustizia, davvero? Come no? È inutile dire come combatterla, è inutile dire, perché non si può. Gli avvocati ci sono per questo. Anche per questo, è chiaro. Vabbè, chiudiamo questa parentesi che ha messo un attimino così di tristezza. No, non deve essere così. E io direi invece di andare a ricordare invece che cosa avverrà durante questa trasmissione. Abbiamo tanti ospiti e abbiamo intanto con noi sempre Claudio. Claudio che oggi ha come, ecco, Cenerentolo, lo chiamerei così, ecco, un personaggio molto molto famoso, eh? Io direi di inquadrare subito Claudio. Claudio, buongiorno, buon pomeriggio, come va? Melina, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio avvocato, buon pomeriggio al pubblico che ci seguite da casa. Come tutti i giovedì, io sono sempre nella mia postazione fresco e rilassato e
Questa volta ho il Cenerentolo. Il Cenerentolo! Chi sarà mai? Avvocato, il Cenerentolo! Ma è bravissimo, perché ho visto che ci sta molto molto. Come dire, la bella addormentata, sta facendo il Cenerentolo. È bellissimo questo massaggio. Infatti, notavo questo. Vedi. Bravo. Però vedi che Angelo ha un problema, vero? Suda. Angelo, allora, dobbiamo provvedere, Claudio, come possiamo fare? Quando abbiamo un caso del genere, perché evidentemente abbiamo una... fuoriuscita anche eccessiva di sebo sotto questo punto di vista. Per cui cosa è importante quando per esempio abbiamo anche una sposa o abbiamo un evento particolare e il soggetto ha un'eccessiva sudorazione, è importante dire e fare due cose fondamentali. Prima di tutto lavare bene il viso con dell'acqua molto fredda in modo tale da poter stringere i pori e quindi evitare che venga rilasciato eccessivo sebo. Angelo, l'hai fatto? Credo, Angelo. L'hai fatto. E secondariamente si può anche utilizzare un bel panno daino originale inumidito e messo in freezer e poi metterlo direttamente sul viso. Questo aiuterà un attimino a stringere i pori del quello viso. Quello che usano per il lavaggio, la pelle di daino. Quello che si utilizza proprio per lucidare le macchine. Io lo stavo pensando. E a quel punto possiamo in qualche modo incominciare con il nostro make-up. Nulla togliendo ovviamente che poi quando si tratta anche di un make-up televisivo, comunque le luci, il calore all'interno dello studio, ovviamente non è a favore nostro e quindi purtroppo si continuerà a sudare, ma il trucco in questo caso resterà ben fissato perché andrà ad aderire in modo perfetto sulla texture della pelle, quindi sulla pelle stessa, ma i pori stessi riusciranno a traspirare e quindi il make-up resterà sempre intatto. Basterà tamponare con una velina di carta o comunque con un piumino e il tutto resterà sempre intatto. Bene, non sapevo che il panno di daino potesse servire anche sì, questo. Sì, deve essere, però deve essere il panno originale, non quello finto. Infatti a volte se per esempio accade che dimentichiamo un fix up o un'acqua rosé proprio per fissare il make-up, per sigillarlo a fine trucco, si può utilizzare anche nebulizzare dell'acqua normale da rubinetto congelata, oppure si può utilizzare proprio il panno daino per fissare, ovviamente pelle di daino originale, per fissare il trucco. È un vecchio metodo, è antico della nonna. Ah, della nonna? Sì, è il metodo della nonna. Okay. Bene, allora vediamo che succede sul viso di Angelo, Sì, lo vediamo. Angelo, oggi farai questo bellissimo Cenerentolo, bellissimo, vediamo che... Ma cosa ti servirà questo trucco stasera, Angelo? Stasera perché, c'è una cosa ecco, non ha fatto entrare quella ragazza poverina che aspettava in fila fuori per essere lui toccato. Ma cosa devi fare stasera? Devo cantare, i pensieri diventano cose. Ma che sesso, veramente di veri pensieri fotografi, diventano cose. Truccami l'auto, voglio essere truccato per una volta ogni tanto. Per una volta nella vita, e dillo! Ho cambiato anche il carburatore, la marmita, magari ci vengono l'abitudine, non potrò fare più o meno ma di ma secondo te. Me, guarda, posso dire la mia? Gli uomini secondo me non devono essere truccati, stanno bene così come stanno, Questa però io così stasera sarò questa la sta dicendo questa. Vabbè, vedremo, Claudio, buon lavoro. Dai, truccamici, a me. Non cambiate canale, seguiteci. Ciao Melina. Io direi di chiamare Totò, così ci rinfreschiamo un attimo, perché Totò? Totò? Signora, a servirla, come sta? Sta bene stasera? Ebbene, grazie. Avvocato, mi rispetti. Buonasera. E Totò, cosa possiamo offrire al nostro avvocato? Non lo so, qua dalle vostre parti famoso c'è il latte di mandorla. Ma sempre latte di mandorla, va bene, vada per il latte di mandorla. Non lo so, latte di mandorla, ci porto dei biscottini pure. E va bene, quello che hai, fammi fare bella figura. Senz'altro. Dai, va. Con permesso, lo vado a prendere. Ma perché stai parlando così oggi? Perché abbiamo festeggiato con le panelle, le abbiamo tirate fuori dal congelatore per festeggiare la Serie B. La Serie B? Sì, perché in Palermo festeggiamo noi. Ah, ho capito. Cioè, festeggio io, a me non mi interessa. Poi invece i palmetati sono disperati. Questo anche visto. Perché avevano messo un cartello i miei connazionali all'ingresso di Palermo contro i catanesi. Si stesse duri e poi lo vanno subito. Non ci posso dire che c'era scritto perché è veramente una cosa sgradevole, come diciamo noi. Addirittura. Sì, sì, sì. Niente. Meglio non dire, meglio non dire. Sì. Viva la Serie B, viva la Serie B. Vado a prendere qualcosa. Vai. Sì, sì. Portaci qualcosa da rinfrescarci, per rinfrescarci. Bene. Ma sempre lui, è sempre particolarissimo questo domestico, ma come si deve fare? Certo, trovare domestici particolari ci vuole veramente un po' di tempo, Ma tu, avvocato, cosa sì, ti do del tuo avvocato, ma posso, vero? Ma prego, posso. Ma prego. Dico, ma cosa ne pensi di questo soggetto? Fantastico.
Fantastico, ma a me mi sembra un po' subdolo. Comunque, abbiamo un ospite importante, nel frattempo che aspettiamo. Ecco, sta arrivando Totò, meno male. Ma dicevo, abbiamo stasera un ospite importante. Per me, come possiamo dire, un ospite che è molto gradito in questo momento. Oh, grazie, ecco. Prego, un attimo che ci porta i biscotti. Cosa porta? I biscotti! Ah, i biscotti, ma parli bene, per carità, non capisco. Prego, avvocato. E questo lo fa Totò con le sue mani, è vero che lo fai tu con le tue mani? Sì, ci mungio direttamente la mandorla. La mandorla? Prendo la mandorla. Non mi fate fare brutta figura. Si sbuccia, si fa, che poi si mette nel sacco, si spreme con l'acqua calda, quello che cade. Ma le mani le avevi pulite, vero? Non me lo ricordo. Oddio, va bene, ci pensiamo dopo, va bene. Allora, dicevo, abbiamo un ospite molto gradito, a me penso anche allo staff. Abbiamo con noi un ragazzo che già è stato qui con noi, ma lo rivogliamo e penso che ritornerà sempre qui con noi, Barbaro Statella. Buonasera Melina. Come va Barbaro? Buonasera. Senti, a tutti, sei un mito, a casa. Ormai per noi sei diventato un mito, eh? Grazie per l'invito, tesoro, davvero. Allora, che si dice, intanto come va? Va benissimo, sono fresco di sala di incisione. Ah sì? Ho registrato e poi mi sono scordato di te. Quanto mi piace questa canzone. Mi ha chiamato, ha detto radio, ho detto sì. Wow, hai fatto una bomba. E con 0 euro ho chiamato 4 musicisti, che non gliene fregava niente, li ho convinti, la mia voce, le 4 ragazze per il coro, è nata una versione rivisitata di una canzone storica che so che a te piace tantissimo. È vero. Allora, se dalle regie mi danno il via, Barbara, a te la voce, veramente. Io qui monterò prima o poi una canadese, mi piazzo qua, ma manco con il carro attrezzi mi sposto. Andiamo? Te la posso dedicare? Minuto? Quello sicuramente. Ecco. Qualche minuto, sono curiosa nel frattempo perché stanno avendo qualche problema dalla regia. Ecco, curiosiamo un po' sulla tua vita. L'altra volta mi ha colpito un po', ecco, la tua storia. La mia vita, ci vorrebbe una Treccani per raccontartela, ci vorrebbe molto tempo. Da quando ero piccolo fino adesso. Allora, io rifiutato so che tu hai... da tutti. Rifiutato perché da... ho vissuto sempre solo. Dai miei 2 anni che la mia mamma, come ti ho detto, non c'è stata più, andando in collegio ho trovato i Doberman. Addirittura? Sì, perché io inseguivo il sogno sempre di suonare a pianoforte perché mi piaceva suonare ed erano botte perché non si poteva lì. Dovevano suonare l'Ave Maria, il Padre Nostro, eccetera, eccetera. E allora io, nonostante i colpi di chiave in testa, io di nascosto rientravo. Niente, non se ne è potuto fare niente, alla fine, uscendo dai preti, non ho voluto più studiare più. Ho avuto un rifiuto. E quindi è uscito questo che tu vedi, il ragazzo particolare artista, con le porte chiuse in faccia, sempre. E quindi io lo faccio per vocazione, Melina, non voglio essere né Laura Pausini né Vasco Rossi, non vendo dischi, io sono io, lo faccio per vocazione, lo faccio quando canto per la gente, non ho venduto mai un disco perché non ho intenzione di lasciare niente a nessuno, né ai nipoti, né ai fratelli, né ai parenti, né a nessuno, sono qui come tu mi vedi. Barbara? Anche questo, faccio tutto io, vedi Melina? Sì, sì. Me li cucio io, non spendere niente, tanto vedi, anche nei concerti, nelle piazze non mi pagano mai, e allora qua sto io. Allora ascoltiamoci Barbaro Statella. Grazie. Mandano prima la sigla, sai com'è, per dire un preparatorio, no? Sarà così. Il bello della diretta, ecco, Melina. Chi fa televisione lo sa. Speriamo di poter... Speriamo che Radius non mi mandi il suo avvocato. No, ma ci riusciremo prima o poi. Ok, volume. We'll be right back.
scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella, però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente è di più. Piangere tanto perché io sono un brutto, lo so, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Veramente eccezionale. Grazie. Come sempre. Bene. Grazie. Bravo, nascerà bravo. Il remix di questa canzone. Bellissimo. E poi sto preparando una canzone degli Audio 2, si chiama Neve. Se tu hai piacere, io la inciderò, la porterò qui da Umberto. Sì, sì, con sono piacere. Sono in esclusiva il 2 giugno a Sala Stampa. Ti saluto Umberto che ti conosce benissimo. Grazie. Ricambio. Io ti seguo anche in teatro, ti ho letto sul giornale. Ieri o avantieri, sì, sì. Perché non abbiamo molto tempo, gli artisti purtroppo anche non essendo pagati hanno molto da fare. So che c'è un ospite bellissimo che ci ho giocato molto bello, perché più conosco le persone, Melina, più amo gli animali. Ah, che c'è un sorpresone. Anch'io ho un cane piccolissimo, si chiama Michael. È un chihuahua che lo volevo portare, meno male che non è venuto perché sennò si ammazzavano. Lo vedremo dopo che cosa. Saluto sarà. Anche il cameraman che è stato bravo e anche bello. A dopo. Grazie. Bye bye. Mandiamo una pubblicità nel frattempo. Sì, sì, pubblicità, sì, dai.